Si conclude il 2021 ed è giusto così tracciare un bilancio dell'attività amministrativa del comune di Palagiano. Siamo con il sindaco, il primo cittadino, l'avvocato Domiziano Lasigna. Allora, sindaco, così in maniera sintetica, quali sono stati i punti, diciamo così, di maggiore incidenza dell'azione amministrativa nei confronti della comunità palagianese? Beh, direi prevalentemente opere pubbliche. Abbiamo cercato di realizzare, di investire, di intercettare finanziamenti, peraltro alcuni non ancora realizzati, quindi sostanziati sul territorio, per rigenerare proprio il paese dal punto di vista strutturale. Avevamo bisogno di un paese nuovo, una visione nuova che partisse dalle strutture, dall'urbanistica locale. Abbiamo cercato di mettere sui tavoli progetti che riguardino prevalentemente la mobilità sostenibile, che ricolleghino una serie di punti nevralgici del nostro comune, dal palazzetto dello sport allo stadio, al teatro, al corso principale, la piazza, con le cosiddette piazzette narranti, che rientra come progetto all'interno di questa ottica. Abbiamo investito molto anche sulle attività sociali, soprattutto in questi anni, sono stati anni, ormai ci accingiamo a concludere il nostro quinquennio di esperienza amministrativa, sono stati anni tragicamente segnati per certi versi dall'esperienza pandemica e quindi inevitabilmente abbiamo dovuto finanziare opere importanti dai buoni spesa all'assistenza, alla spesa sospesa, ad una serie di servizi per i quali chiaramente ringrazio sempre e costantemente per esempio le associazioni di protezione civile che hanno dato una grande mano a livello di questa interazione tra istituzione comune e terzo settore. Fondamentale in questi anni, è stata una delle esperienze più importanti, più pregnanti di questi anni, è stata sì una collaborazione essenziale. Abbiamo poi pensato a quello che potrà essere Palagiano domani rispetto ad una serie di progetti, per esempio abbiamo messo su carta il progetto del Parco della Musica all'interno della zona di Parete Pinto, una vecchia stazione romana di scambio di mobilità a cavallo, e lì verrà un parco, il Parco della Musica, che dovrà diventare un punto di riferimento del territorio. Insomma, si sta lavorando a rigenerare ad esempio il cimitero storico, che è stato abbandonato per molti anni, oggi è oggetto di un progetto importante partendo dal portale storico, dall'ingresso monumentale, sino alla costruzione di nuove strutture, di loculi, di colombari. Ecco, si sta cercando di rimettere a posto situazioni, abbiamo cercato di rimettere a posto situazioni che erano un po' critiche nella nostra comunità. E poi cancrenite negli anni. Cancrenite negli anni e che raccontavano in qualche modo anni di, non voglio dire abbandono, disinteresse, anni di distrazione, ecco, la metterei su questi termini. E rimane essenziale anche l'analisi dei bilanci. Noi siamo partiti con una situazione economica disastrosa, oggi possiamo consegnare alla comunità i conti sani. Un ente con conti sani, con avanzi, con economie che vengono ripetutamente destinate alle attività comunali. Abbiamo voluto guardare essenzialmente alla nostra comunità per fasce di età, partendo dai nostri bambini con i nuovi parchi giochi, con i nuovi spazi, compresa questa piazza destinata ai nostri piccoli cittadini. Ecco, per concludere, l'augurio che rivolge alla comunità di Palagiano per il 2022. L'augurio è di vivere feste serene, di vivere giorni di gioia, di serenità, cercando di continuare in questo percorso di maturazione e di consapevolezza, perché credo che si è buoni cittadini nella misura in cui si è consapevoli di esserlo e soprattutto si è consapevoli del ruolo che il cittadino, anche il più semplice cittadino di una comunità, può assolvere per il bene della propria città. Auguri per un radioso 2022 a lei e a Palagiano. Auguri a voi tutti, grazie e auguri ai nostri telespettatori.